e tristezze, soddisfazioni e fatiche, momenti di crescita e cadute. Speranze e timori non mancano mai quando si vive e ancor più quando si avvicinano alcune prove come l'esame di Stato e la scelta dell'università. La gioia di essere stati insieme è ora accompagnata immancabilmente anche da una patina di tristezza per una stagione che è finita. La scuola somiglia per molti versi alla vita, è costituita da fasi, o se vogliamo da età. Quando ne inizi una ti senti piccolo, guardi gli altri che ti sembrano grandi e poi rapidamente, senza accorgertene, arrivi anche tu alla fine del percorso, provando la bellissima sensazione di essere grande, ma ti accorgi poco dopo di essere solo all'inizio di un'altra fase. Allora ricominci da capo, ti senti di nuovo alle prime armi e riprendi il cammino per arrivare ad un traguardo che diventerà solo un nuovo punto di partenza. Così accade a scuola, nel passaggio dalle elementari alle medie, poi alle superiori e infine all'università. Così accade nella vita. Si cresce a un certo punto, quando ti senti grande, scopri che stai solo entrando in un'altra fase che ancora non conosci. Per questo siamo orgogliosi e contenti per come avete affrontato gli esami, per l'impegno che avete mostrato, per i risultati che avete raggiunto. Qualcuno sarà soddisfatto, qualcun altro sarà un po' deluso. Purtroppo questo accade nelle prove della vita. Ma sentitevi definiti dall'esito dei vostri esami. Qualunque sia stato, ricordatevi, la bellezza della vostra persona e il mistero del vostro essere non è racchiudibile in un voto, non è valutabile da una prova. Valete molto di più delle vostre debolezze e delle vostre fragilità. Così come noi tutti valiamo molto di più anche dei nostri successi e delle nostre conquiste. Fate fruttare i vostri talenti. Comprendere se stessi significa comprendere in primo luogo due cose: i propri talenti e il proprio compito. Non conoscere i propri talenti e non utilizzarli significa perderli. Viceversa, scoprirne anche uno solo e far sì che dia frutto è molto più proficuo che possederne tanti senza adoperarli. Il frutto del proprio talento non è benefico solo per sé, ma per tutti, come se un pezzo di realtà fosse più compiuto e più bello. Scrive Albert Einstein. La motivazione più importante per il lavoro, nella scuola come nella vita, è il piacere del lavoro. Piacere che si prova di fronte al suo risultato e alla consapevolezza del suo valore per la comunità. E Papa Giovanni Paolo II, ad ogni uomo è affidato il compito di essere artefice della propria vita e in un certo senso egli deve farne un'opera d'arte, un capolavoro. Dobbiamo essere vigili per cogliere gli indizi e i segni con cui la realtà ci chiamerà. Quella sarà la vostra vocazione. A riguardo, quando Madre Teresa di Calcutta chiese al padre spirituale come avrebbe riconosciuto la propria vocazione, si sentì rispondere così: lo saprai dalla tua felicità interiore. La profonda allietezza del cuore è la bussola che indica il sentiero da seguire. Non si può mentire a se stessi, non si può mentire alla propria felicità. Solo uno sguardo puro e indomito desiderio di felicità permettono di rimanere attenti agli indizi e ai segni che arrivano dalla realtà, in cui il mistero opera e ci chiama ad aderire. La vita diventa assunzione di responsabilità, compito, un prendersi cura di qualcosa. La vita allora diventa bella, perché sarà una continua scoperta. La strada che percorreremo ci sorprenderà, perché ci mostrerà paesaggi e mete che supereranno ogni nostra aspettativa. Siate voi ovunque strumento di creazione di un luogo, di nuova umanità, grazie a quel vero e a quel bello che avete avuto modo di incontrare in questa scuola. Ancora complimenti per come avete affrontato l'esame. Un abbraccio da noi tutti.